Bella raga, io sono Marco Feudale, un liutaio e un chitarrista e apparentemente pure uno scrittore. Infatti ho pubblicato un libro, ve lo faccio pure vedere, lo sapete se avete visto il video, ma adesso ve lo faccio rivedere. Compratevi il mio libro, guardate che bello, tutto di carta stampato da Amazon. Compratevi i libri, il mio libro, gli altri no. Vabbè, a parte gli scherzi, allora questa è una chitarra acustica e questa è stata la prima chitarra che ho comprato. Questa è mia, è solo mia, mio tesoro, ed è una merda. Allora, perché è una merda? Potete capire dalla marca, potrebbe sembrare Ibanez. Oh, un Ibanez, che figata. No, è un Ibiza. Che cazzo è un Ibiza? È una chitarra, una marca che gira, insomma, niente di che, E la chitarra, niente, suona, basta. Ma non è che suoni bene, perché ha tanti problemi. Partiamo dal primo e più ovvio. È insuonabile, cioè con tutto quello regolato a bestia. L'action rimane chilometrica. I tasti sono scomodi, è tosta da premere come a che. Questa c'ha le 10.46 pure lei. Io ho rifatto il capotasto, io ho rifatto l'osso, io ho rifatto i perni, ho fatto la rettifica, ho fatto di tutto qua sopra, ma sta chitarra rimane insuonabile. Perché? Perché questi furbi dell'Ibiza hanno incollato il manico con l'angolo sbagliato, teste di cazzo. Non faccio ciò, una chitarra, possiamo incollare il manico così? Ma che cosa? Infatti non è regolabile, il manico è troppo basso rispetto al ponte, quindi sta chitarra è a tutti gli effetti insuonabile. Essenzialmente la chitarra invece di essere bene o male dritta, molte classiche per esempio sono leggermente, con il tacco leggermente più basso, dipende da come sono costruito. Questa qui no, è speciale. Questa è proprio, fa un angolo quasi, non dico dei 90 gradi, però veramente non è neanche lontanamente vicino a quello che dovrebbe essere un angolo di una chitarra acustica. E dite, vabbè, ma si è deformata nel tempo. No, no, non cazzo, questa così era e così è rimasta. Non si è deformata, è rimasta così. Eppure l'ho usata, perché? Perché c'ha un suono che è davvero bello, sentite qua. Ed è scordatissima. Scusate, l'avevo accordata teoricamente. Ok, adesso sentiamo il suono. C'ho l'anni del cucco, me scocchiano, lo so vecchio bacco, sono presa la fossa. Si faccio le scale, ci arrivo sfiatato, si prova che non mi rimano piegato. Sono mezzo cecato, mi guarda allo specchio. Per quello che vedo son povero vecchio, son vecchio, son rotto. Forse è davvero c'è caso sicuro che qui faccio il botto. Ma da quando mai guardato tutto un botto, un metro cori. Tezzo un pato, si è svegliato, si è rimesso a camminare. C'ho l'anni del cucco, mi scoppiano, lo sa, so vecchio, ma cucco, son preso la fossa. Sono stanco, son rotto, non c'ho più capo, c'ho, mi scordo di tutto, ma sa che mi scoccio. Te dicono bravo la prendi con cazzo. Ma beh, se capisce sono quasi una sala. L'occhio abbottati, le denti cariati, le ore contate, le segue pagate. Ma da quando mai guardato tutto un botto dentro fuori. Tezzo un palo, si è svegliato, si è rimesso a camminare. C'ha un sacco di volume, infatti sarà andato in clipping il microfono. Ha tantissimo volume, ha bella equalizzazione, è bella. Però cazzo, se fosse comoda da suonare. Che poi io la suono bene perché ci sono abituato, sono anni che ce l'ho da quando avevo 12 anni. E perché l'ho comprata, potreste chiedervi? Perché a scuola io il primo anno ho suonato il flauto dolce, secondo anno, avendomi permesso di cambiare, ho detto beh, provo un po' con la tastiera, proprio mi sono rotto la pianola, mi sono rotto velocemente il cazzo, ho detto ok, adesso uso la chitarra. Mi portavo la Echo X, la Echo E20 o la Echo X27. Ora la Echo X27
27, abbiamo già detto il problema. Nessun amplificatore, o meglio, l'amplificatore che suonava più o meno. La Echo E20 suonava benissimo, ma era uno, pesantissima da portare in giro, molto scomoda, e due, cosa molto più importante, cioè avevo paura che si rovinasse. Perché non è che tutti i miei compagni di classe fossero delle personcine a modo. Quindi, che cosa ho deciso di fare? Molto semplicemente di comprarmene una molto economica. Questa l'ho pagata 70 euro, avevo 12, no, sì, sui 12 anni più o meno, suonavo da un annetto e qualcosa più di lì, non mi ricordo precisamente, e ora l'ho regolata, ma prima c'aveva l'Action che era veramente chilometrica, stavamo sopra, cioè, forse sopra il centimetro, veramente era insuonabile, raga, serio. Era brutta la suonare, però l'ho suonata per tanti anni, l'ho suonata, l'ho portata pure in vacanza, cioè non reggeva mai l'accordatura. Poi ho cambiato il capotasto, ho fatto un sacco di robe, morva, lavora un sacco bene. Poi ho scoperto anche una cosa bellissima. Questa io non riuscivo mai a capire perché su un tasto un po' suonava, un po' no, cioè si erano alzati negli anni alcuni tasti, letteralmente si erano alzati dalla tastiera, quindi l'ho rimartellati dentro e ho poi suonato. Sta chitarra ne ha viste di tutti i colori, infatti è rovinatissima, è tutta graffiata perché l'ho suonata parecchio questa, regà, e l'ho portata un sacco in giro, ai falò, le cose, però ancora proprio il colore, io sto colore lo sto cercando di rifare da un sacco di tempo, è bello. Questa, volendo parlare un attimo delle specifiche, è fatta totalmente di mogano, tutta di mogano a parte la tastiera che è di palissandro, il resto è mogano. All'interno abbiamo il bracing, cioè le varie le cose eccetera, come cazzo si chiamano, le catene, ecco, mi pare si chiamano le catene in italiano, che sono di abete, ma per il resto questa è tutta di mogano. E vedo che, a parte che odora di polvere in una maniera pazzesca, vedo che si sta anche un pochino scollando qui. O non è mai stata incollata bene, non lo so, insomma. È una chitarra un pochino de merda, dai, diciamola. E non è proprio nuova, assolutamente. Però è la mia, ed è bella, è divertente, quindi sti cazzi. Però ragazzi, che vi posso dire? Questa è stata una chitarra che, su cui ho imparato un sacco di robe. Su questo ho imparato l'assolo di Master of Puppets. Su questo ho imparato Master of Puppets. Ho imparato l'armonia di Master of Puppets. Perché la mia chitarra elettrica non c'aveva abbastanza tasti. Manco questa in realtà. Perché c'era 20... Sì, 20. Però era più comoda perché, bene o male, con la spalla mancante riuscivo a suonare qui. Che dire, questa mi ha accompagnato per un sacco di cose e ancora la suono ogni tanto, ma pochissimo. Sono quasi quasi indeciso di se portarmela in Calabria quest'anno, cioè comunque l'estate prossima, perché sono anni che mi porto le elettriche o le acustiche da viaggio, però quasi quasi non so, sono tentato di portarmi questa, vedremo ragazzi. Comunque io vi ringrazio per aver seguito, noi ci vediamo in un prossimo video in cui smettiamo di parlare di acustiche e ricominciamo a parlare di elettriche, forse. Bella raga, alla prossima.